Torna a Napoli l'appuntamento con Homovis, il primo festival del Sud Italia dedicato alla omosessualità. Tanti messaggi che vengono lanciati nell'arco di queste giornate, dove al di là della cultura si fa soprattutto legalità, si fa soprattutto educazione al rispetto verso l'altro. Un'iniziativa che parte dall'associazione ICAN, guidata da Carlo Cremona, ma che vede l'appoggio da parte del Comune di Napoli, assessorato alla cultura, e anche dell'Istituto Grenoble, che tra l'altro ospiterà non soltanto la visualizzazione di alcuni film, ma anche il Gran Galà finale che sarà condotto anche quest'anno da Vladimir Luxuria. Allora, ascoltiamo tutti i protagonisti di questa iniziativa, giunta alla sua sesta edizione. Quest'oggi infatti si è svolta la conferenza stampa proprio a Napoli. Io ho trovato tra l'altro molto bella quando ne abbiamo parlato, quando abbiamo battezzato la nascita di questo coordinamento dei festival del cinema che si fanno a Napoli e in Campania, la dedica che allora facemmo ai ragazzi che si erano suicidati proprio perché vittima dell'intolleranza omofobica, e quindi credo che è nostro compito civile contrastare questi fenomeni, ma soprattutto far comprendere che l'arte e la cultura sono universalità, e quindi ogni persona in questa universalità lo spazio per costruire la propria soggettività nel modo libero e creativo che cercare la felicità che di cui ha diritto. Mariano Gallo, ti vediamo senza lustrini, senza trucco, insomma quasi difficile riconoscerti, però ti riconosceremo perché farai uno spettacolo nell'ambito di questo festival. Sì, beh, stamattina è un po' complicato immaginarmi nei panni di Priscilla. In realtà io in arte sono Miss Priscilla, che è una drag queen, e Priscilla presenta il galà finale di Homovies da un po' di anni ormai, e diciamo che mi sento a casa mia. E quest'anno in particolare è il primo anno che una drag queen si esibisce al Grenoble. Quindi diciamo che Priscilla inaugurerà in uno stile un po' particolare il palco del Grenoble. Carlo Cremona, parliamo di questa nuova edizione, di questo ritorno che tra l'altro si arricchisce di eventi, di collaborazioni, di partnership per l'appunto del Festival Homovies. Sì, sono tantissimi i partner. Io devo ringraziare particolarmente il Consolato Generale di Francia, Messie Timonier, con l'Istituto Francese di Napoli, ma anche la Scuola del Cinema, la Fly Up, lo SPCGL che ci è stato vicino, in una motivazione anche molto interessante, perché noi quest'anno abbiamo promosso e prodotto Luigi e Vincenzo Rispe e Paolo Antoni. Abbiamo, diciamo così, premiato l'affettività tra le persone della terza età, e ci siamo trovati accanto il sindacato dei pensionati, che ritiene che non si debba parlare soltanto di lavoro, ma anche di amore, che l'amore tra le persone della terza età, gay e lesbiche, sia un tema importantissimo. Quest'anno io sono orgogliosissimo di riospitare, l'anno scorso per motivi economici non potemmo, Luxuria come madrina, come presidente della giuria, tantissimi gli ospiti che avremo, da Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Cicchi Paone e tanti altri. Sono orgogliosissimo perché noi in questa edizione abbiamo tanti prodotti nuovi, molti europei, livello altissimo della qualità, e quindi non resta che invitarmi da stasera al Grenoble, dalle ore 18:30, il 18, il 19 e il 20 dicembre, appunto al Grenoble, con la conclusione del Gran Galà, il 19 con il 20, pardon, con Vladimir Luxuria.